Salve ragazzi, finalmente è arrivata la primavera e finalmente è arrivato anche a me il bellissimo Dark Souls 3. Questa è la Collector Edition che mi è arrivata in questa scatola anonima con il codice che è sulla confezione CUSA numero tatata. Si capisce che è un gioco per PlayStation 4. Andiamo subito, subitissimo, non perdiamo tempo ad aprire questa scatola anonima, vediamo cosa contiene all'interno. Speriamo non ci sia un'altra brutta sorpresa dopo gli ultimi due unboxing sfortunati. Questa volta spero non ci siano altri motivi di sfortuna. Eccolo qua, bellissimo, già si intravede. Andiamo a toglierlo dalla scatola. Olè. Eccolo qua. Aggiungiamolo qua. Eccolo in tutto il suo splendore. Dark Souls 3 Collector Edition. Devo dire che la scatola è veramente gigantesca, ragazzi. Io mi aspettavo qualcosa di più piccolo, invece è grande. Mi immagino quanto, quanto fosse grande la scatola della Deluxe Edition, più o meno qualcosa del genere dovrebbe essere. Comunque, peccato, io non sono riuscito a procurarmela. Andiamo ad aprire questa bellissima scatola che vi mostro prima un po'. Vedete anche i riflessi della telecamera, della televisione che c'è dietro. Qui abbiamo sulla copertina il protagonista. C'è questo codice che non ho capito cosa sia. Ah, ecco cos'è. Praticamente ha vinto il premio di miglior gioco di ruolo alla Gamescom. Gli hanno attaccato questo arco. Adesso che tolgo la plastica, se ne va a farsi benedire. Poi sul lato vediamo ancora il nostro cavaliere in una versione un po' più grande, e qui in un'altra posizione, eccolo qua, con tutti questi riflessi non si vede, eccolo qua. E dietro, naturalmente, come al solito, ci sono i contenuti di questa bellissima collector, più alcune immagini di gioco, le varie descrizioni. Ma apriamo, togliamo la plastica come al solito, proviamo a vedere se riesco a toglierla solo lateralmente, in modo da praticamente non toglierla tutta. Come al solito queste plastiche sono abbastanza dure da togliere. Ecco, non roviniamo la scatola, se no è la fine. Eccoci, sulla parte superiore, che va piegata a bellezza. Eccoci qua, mi sono tagliato, ancora no. Eccoci, perfetto, come proprio da chirurgo, guardate. Eccolo qua, da chirurgo. Andiamo ad aprire la scatola di sopra e ti compaiono subito i contenuti di questa collector. La prima cosa che mi viene davanti è questa scatola bianca con insieme, eccola qua, guardate qui che bella questa scatola bianca. La prima cosa che mi viene davanti è questo bellissimo libro, The Art of the Trilogy, eccola qua, bellissimo, un bellissimo, praticamente è un libro, copertina rigida, eccola qua. E vediamo un po' cosa contiene. Naturalmente è un artbook con tutte le immagini, suppongo, di tutti e tre i capitoli. Se qui qua, infatti, vedo il 2, davanti ci sarà il primo, e poi ci saranno anche le immagini del secondo. I tre capitoli di Dark Souls, riassunti, diciamo, con le immagini di questo bellissimo artbook, ragazzi. Molto bello. Già questa opera, questo libro vale questa collector. Ma non è solo questo il contenuto di questa bellissima collector. Vedo subito lo steelbook, che è contenuto anche nella special edition. Bellissimo steelbook, praticamente c'è questa serigrafia di sopra in rilievo con scritto Dark Souls 3. Bellissimo. All'interno suppongo ci sia il gioco, infatti, eccolo qua. All'interno troviamo sia il gioco che la soundtrack senza un, un suo case, diciamo, cioè l'hanno messo tutto dentro qua. E poi c'è questo fogliettino con dei contenuti extra da scaricare, c'è cioè Naruto, non so cosa sia. No, serve solo per registrare il gioco sul sito di Bandai Namco. Poi non è finita qua. Vedo che ci sono delle toppe, penso, da poter mettere sui vestiti. Vediamo se riesco ad aprirla, perché mi sembra che ce ne sono due all'interno. Sì, ecco, le fa. No, ce ne sono più di due.
C'è questa qua con scritto Price the Sun, con disegnato il sole, naturalmente. Mi pare giusto che ci sia questa. Poi c'è A Test of Life, con disegnato appunto una boccetta di energia. E poi c'è una spada con questo simbolo qua. Belle, bellissime queste cose, ve le potete attaccare sulle vostre maglie. Come un tempo io ho attaccato quella di Alien... Alien Isolation, mi pare, non ricordo qual è il gioco di Alien, sul mio giubbino di pelle, quindi una cosa interessante. Poi troviamo una mini guida, eccola qua, realizzata proprio da prima. Una mini guida in tipo foglietto di carta, ci sono praticamente le istruzioni, niente di più, non è proprio una guida. No, ci sono anche un po' di consigli, eccoli qua, un po' di consigli sul gioco all'inizio. Lì qua. E poi c'è la guida normale, come tutte le guide. È carino questo libretto di istruzione alternativo mini guida. Ecco, dovrebbero farle tutti così, tra l'altro tutto a colori, dovrebbero farle tutti così, libretti con una mini guida più un libretto. Questa è una bellissima idea, ma non è ancora finita. Qui abbiamo, penso, la mappa su stoffa, mi pare. Vediamola un po', apriamola. Sembra è stoffa, bellissima. Ma non è la mappa, che cos'è? Una bandiera? No, no, è proprio la mappa, un po' strana, diciamo. La mappa, eccola qua. Comunque è bellissimo questo, perché è di stoffa. La mettete in un quadro, è veramente bello. Questa è un'altra bellissima idea in questa collector che finora non ha deluso in niente. Ma vediamo il pezzo forte di questa collector, ovvero la statua. Contenuto in quest'altra scatola all'interno, eccola qua, una bella scatola, leggiamo questa qui, la dritta così, più o meno dritta, ecco qua, e apriamo anche questa scatola che, ragazzi, incredibile, è un pochino, qua un pochino rovinata, ma vabbè, fa niente, questa è solo una scatola interna, bello all'interno, eccola qua. Contenuta nella sua plastica, infatti potevo inserire del cartone, questo invece hanno aggiunto solo questo cartone in più, ragazzi, non so se si vede già. Adesso la apro proprio perché la voglio mettere tra le mie statue, quindi la andiamo ad aprire, vediamo se ci sono degli scotch. Sì, infatti, giustamente, se no come si mangia. Andiamo a togliere questi scotch. Uno, due. Già basta, perché si apre così. E devo dire, questa è stata, ragazzi, veramente bella, molto molto bella, con le sue belle spade. Eccola qui, è caduta la mappa. Eccola, molto molto bella. Vediamo, come al solito, il problema di inserimento delle armi all'interno delle mani. Vediamo se ci riesco. Se c'è qualche tecnica segreta, come al solito, se le mani si aprono, no? Va inserita così. Mi sa che una volta inserite non potranno più essere tolte queste spade, perché è un bello incastro forte. Ecco fatto. Una. La mi segna. E due. Ecco fatto. Ragazzi, statua stupenda, ma quella della Elite Edition è magnifica, perché praticamente non c'entra nemmeno l'inquadratura, quanto è grossa, e anche di una qualità migliore, e in più vi regalano anche questa insieme a quella, quindi l'Elite Edition è il massimo. Certo, il prezzo è esagerato, però diciamo che li vale, li vale le cose in più che ci sono. E quindi, ragazzi, parliamo del gioco. Il gioco lo conoscete tutti, Dark Souls, questo gioco di ruolo in cui sarà importante studiare i vostri avversari, le loro mosse, come si muovono, prima di attaccarli, perché sennò morirete sicuro al 100%. Io non ho giocato nessuno dei vecchi capitoli di Dark Souls, però ho giocato Bloodborne, che è un pochino differente rispetto agli altri Dark Souls, però ci assomiglia, insieme, diciamo, la giocabilità è abbastanza simile a questo nuovo, mi dicono, non l'ho ancora provato, spero, perché io sono abituato a quello. La difficoltà comunque è molto elevata. Mi ha detto che non è
Non ci sono tanti boss da sconfiggere in questo capitolo, però sono tutti fatti bene, tutti difficili al punto giusto. Mi hanno detto che all'inizio il gioco ti lascia giocare per un po', a differenza magari dei vecchi Dark Souls dove morivate subito col primo stupido che veniva davanti. Qua ti lascia giocare un po'. Ti fa prendere la mano, ma subito dopo ti dà una bella botta, una bella mazzata, perché se non avete imparato bene a giocare, comincerà a diventare veramente molto molto difficile. E io, ragazzi, lo consiglio a tutti questo gioco, ai possessori di PlayStation 4, Xbox One e PC, perché è uscito anche su PC e Xbox One. Io ho preso la versione PlayStation 4 perché tutti gli altri li ho sulle console PlayStation, e anche perché rispetto alla versione Xbox One un pochino migliore nella grafica. E ragazzi, io ve lo consiglio assolutamente, magari se non volete prendervi questa collector che soprattutto non mi sa che non si trova nemmeno facilmente più, potete prendervi la Limited con questa steelbook e alcuni dei contenuti che sono in questa collector, oppure la versione normale, oppure aspettare un po' a pigliarvelo dopo quando abbassa il prezzo, perché per ora costa sui 60-70 euro. Sicuramente tra 3-4 mesi lo troverete sui 40 e se aspettate anche un po' anche sui 30. Ma ricapitoliamo i contenuti di questa bellissima collector. Abbiamo questa bellissima scatola che non si vede, eccola qua, questa bellissima scatola che contiene il tutto. La fantastica statua è veramente bella, devo dire, mi piace un sacco. Con tra l'altro davanti c'è la scritta Dark Souls 3. Lo steelbook con all'interno il gioco e la colonna sonora sul disco, le toppe da mettere sul vostro giubbino, eccole qua, le tre toppe, la bellissima mappa in stoffa, veramente bella, devono essere tutte così le mappe, la mini guida libretto di istruzioni, anche questa è una bellissima idea, dovrebbe esserci in tutti i giochi questa cosa qui, che è veramente è come un ritorno al passato, con in più una mini guida, quindi stupenda la mini guida, e la bellissima artbook in formato libro praticamente, con la copertina rigida, con praticamente le immagini di tutti e tre i Dark Souls. Tutto questo, ragazzi, al prezzo di 100, io l'ho pagato 129 euro da Amazon, è arrivato naturalmente con un giorno di ritardo, e voi lo vedete con 2 giorni di ritardo, perché finché giro, monto e pubblico ci vorrà diciamo una mezza giornata. Comunque, meglio tardi che mai, ormai ci siete abituati, ragazzi. E con questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata degli ultimi arrivi, che sarà a fine mese. E non credo che ci siano altri unboxing per questo mese. Magari vi ripubblico qualcuno degli unboxing che ho fatto nel vecchio canale, che ancora non ho pubblicato. E vi saluto a tutti, ragazzi. Io vado a bestemmiare con Dark Souls 3. Ciao, ragazzi!